Presidente, il ministro di istruzione qui al Museo del Balì a significare l'importanza per tutto il territorio locale, ma anche del centro Italia, di questo presidio così importante per l'istruzione. Sì, penso che oggi sia un attestato di riconoscimento massimo che possa capitare a un museo come il nostro. Abbiamo la più alta istituzione nel settore italiana, per cui noi siamo solamente felici di questa importante visita. Vedo che comunque c'è anche una grossa risposta del territorio da parte degli amministratori pubblici, non solo, di tante persone del mondo della scuola, per cui benvenuto al ministro e l'attendiamo ormai, è questione di pochi minuti. Allora, la digitalizzazione è il tema di questo workshop, voi siete avanti perché già siete a un passo da aver portato a termine un importante processo in questo senso. Sì, ormai noi stiamo come dire, cavalcando i tempi, la scienza è un qualcosa che si evolve continuamente, noi stiamo affrontando già da tempo il tema della digitalizzazione, chiedo scusa, lo affronteremo anche in maniera molto più corposa nei prossimi mesi, sì, da essere sempre all'avanguardia e proporci sempre innovativi anche nei confronti del mondo scolastico. Ecco, avete anche dei numeri da record, insomma, anno con anno siete sempre in incremento. L'ultimo dato è veramente insomma, importante per voi. Abbiamo investito molto, molto su un nuovo modo di comunicare che ci sta portando i suoi frutti. Il mese d'aprile che sta per iniziare vede già un più 27% di iscrizioni appunto al visite al museo da parte delle scuole, per cui siamo oltre le 6.000 unità, per cui veramente diciamo solo grazie e comunque speriamo di continuare con questo trend.